fare il parlamentare non è l'unico modo per fare politica. Farlo in questo Parlamento e in queste condizioni più che altro è inutile, come pare evidente credo a tutti. In questa mia decisione non c'è un'analisi sulle cause, c'è una constatazione purtroppo evidente. Che fare non serve a nulla. Cioè, ma non è servito a molto, insomma, mi sembra, in questa legislatura. L'impressione è proprio quella che si rubi lo stipendio. Siccome la dignità non ha prezzo, io non ho intenzione di continuare a fare il parlamentare. Questa è una motivazione personalissima, ma io la penso così. Bossi è innanzitutto un animale politico, quindi Bossi vede quello che secondo noi è assolutamente reale, e cioè che le condizioni del paese porteranno alla realizzazione del nostro disegno, perché che è un disegno di autonomia e di libertà del nord. Lo vedo però sempre un uomo molto determinato, ma soprattutto credo ancora oggi l'uomo più lucido di tutta la politica italiana. Mi dicono quest'ultima cosa: è vero che Umberto Bossi veniva definito come molto anche tradito quasi dai suoi stessi familiari, dai suoi stessi, cioè molto deluso, devastato da questa immagine che i figli, che il figlio in questo caso, ha dato di sé a livello pubblico? Ma sicuramente non sono cose che gli hanno fatto piacere, molte cose le ha scoperte anche lui, ovviamente mi è sembrato assolutamente chiaro. Credo che però la ferita di Bossi sia emblematica nelle immagini di una manifestazione in cui lui piangeva sul palco e altri ridevano con le scopi in mano.